Andrea Di Nerio torna al Museo d'Arte Medievale Moderna di Arezzo, che domenica ha aperto con un appuntamento straordinario, dedicato proprio al recupero di tre opere del maestro del Trecento, di cui ancora oggi abbiamo pochissime testimonianze. Sono stati infatti presentati i nuovi dipinti acquistati dal Ministero della Cultura per le collezioni del Museo Aretino. Sono tre preziose tavolette che raffigurano Andata al Calvario, la Crocefissione e la Deposizione della Croce, attribuite dagli studiosi ad Andrea Di Nerio, artista vissuto ad Arezzo tra il 1331 e il 1387, maestro di Spinello Aretino. Queste tavole erano note nel Novecento, diciamo, solo da fotografie in bianco e nero, trovate da Bellosi, Donati e Boscovic nella fototeca dell'Istituto Tedesco di Firenze. Con queste fotografie in bianco e nero, Donati per primo aveva ricostruito un paliotto di 9 storie, di cui quasi mai sapeva l'esatta collocazione, con 3 cuspidine soprastanti. E quest'opera così fatta è stata pubblicata da loro negli anni 60-70. La novità è che nel tempo alcune di queste tavolette sono state identificate in alcune collezioni, in alcune raccolte. Queste tre mancavano completamente all'appello, come ancora ne manca qualcuna, e sono state trovate in Germania. Le aveva acquistate nel 1931 un collezionista importante tedesco, non nazista, un industriale del tessile piuttosto importante, che aveva cercato di resistere alle pressioni del nazismo, rimanendo indipendente alla destrazione liberale, diciamo così. Di passaggio in passaggio le opere sono arrivate alla famosa casa d'aste Karl Faber di Monaco di Baviera, che le ha proposte a sua volta alla direzione regionale dei musei della Toscana, opere ritrovate che devono tornare di proprietà pubblica per essere fruibili a tutti, e così la direzione regionale dei musei ha chiesto al Ministero di acquistarle per destinarle al Museo Nazionale d'Arte Medievale Moderna di Arezzo, e arricchendo così il percorso museale trecentesco, annoverandole al patrimonio artistico della città. Siamo riusciti ad acquistarle come stato. Andrea Di Nerio è l'artista maestro di Spinello Aretino, quindi questo ci permette di assicurare alla comunità aretina la propria identità, quindi di conservare queste opere non solo per gli studiosi e per i turisti, ma anche per quelle che saranno le generazioni future. Per cui direi che è un evento, è quello che abbiamo potuto fare, insomma, che come direzione museale della Toscana, un'operazione veramente importante. Non è stato un restauro particolarmente difficile. E purtroppo aveva subito dei danni ingenti, in quanto le tavole originarie erano state sostituite con dei supporti moderni per ottenere un risultato di piattezza che veniva richiesto negli anni in cui è stato eseguito il restauro, probabilmente negli anni 60, presumo. E questo aveva provocato l'abrasione delle scodelle di colore che per lo spianamento erano state proprio livellate, e il restauro precedente aveva ritoccato i danni applicando poi una vernice finale. Questa vernice si era ingiallita e alterando la cromia originale, quindi è stato necessario rimuoverla. A quel punto anche i restauri si è visto che erano anche sovrabbondanti ed avevano interpretato in maniera arbitraria lo stato di fatto della composizione. Quindi sono intervenuta con un ritocco cercando di ricomporre lo stato degradato pur lasciando riconoscibile l'intervento, in modo che gli studiosi ma anche l'osservatore si possa rendere conto dell'effettivo stato di conservazione dell'opera, pur cercando di recuperarne la lettura il più possibile.